La scienza da sola non basta. Ci vuole anche la fede. Ma quale fede? Il campionato è fermo. A proposito di calciatori, hanno detto che non si vogliono tagliare lo stipendio. Proposta irricevibile, hanno detto. Gli altri atleti, quelli veri per intenderci, stanno a casa, lo rompono il cazzo e magari fanno un bel video per incoraggiare medici e infermieri. Scusi, chi ha fatto palo? Il Matteone nazionale vuole riaprire le chiese per Pasqua, ma Fiorello gli risponde a tono. Fiorello, capite? Fiorello. E tocca anche dargli ragione. Ma giusto per restare in campo scientifico, il cardinale Viganò ha detto che la pandemia è la punizione per l'omosessualità. Aspetta, com'è che era? Lo ricordo dal catechismo. Non guardare la pagliuzza che sta nell'occhio del tuo vicino, ma la trave che sta nel tuo stesso proprio occhio. Ecco, cardinale, adesso sostituisca occhio con culo e vedrà che la situazione le apparirà immediatamente più chiara. Il disagio cresce e su Facebook ci stiamo inventando di tutto per passare il tempo. Giochi, catene, ho accettato la sfida. Ma che sfida hai accettato? Dai, quella di mettere la mia foto da giovane. I ciechi? Se mi era rimasto un vaffanculo, così te lo davo. Sul fronte virus ci sono buone notizie, non è più il primo argomento. Ora possiamo dividerci in schieramenti con la consueta pacatezza su altre cose. Il 5G, che a sentire alcuni è pericoloso più dello stesso virus, più o meno come il 3G, come il 4G, è il più pericoloso di tutti. Il punto G. A proposito, visto che avevamo tanto tempo nell'ultimo periodo, non è che per caso qualcuno di voi l'ha trovato? Eccolo laggiù, quel birbantello, è laggiù! La casa di carta. Quella serie che parla delle case che hanno costruito all'Aquila dopo il terremoto, giusto? È bella? È brutta? Sti cazzi! La chat delle mamme è in continuo fermento, ormai è una polveriera pronta ad esplodere. In settimana ho proposto se potevamo cambiare il nome in chat dei genitori, visto che ci sono io. Abbiamo votato e ho perso, 23-1. Si alza vibrante e forte la protesta dalle chat delle mamme di tutta Italia, unite come una sola donna. Vogliono essere citate e ringraziate, esattamente come medici, infermieri e addetti del supermarket, nei discorsi del Premier Conte e di quelli di Borrelli della Protezione Civile. La sta battuta, Raco, bravo! Quanto mi piacerebbe che fosse una battuta. Ormai dopo più di un mese di quarantena sono giunto alla consapevolezza che il mestiere di comico è assolutamente da accantonare. La gente! Sta raggiungendo vette di comicità inesplorate. Su Facebook, Instagram, Twitter, tutti ormai fanno battute. E troppo spesso la comicità involontaria supera quella intenzionale. Ci vediamo dal vivo. Forse.